acquisito, ho acquistato la scheda d'acquisizione e andiamo a fare subito una breve partita FIFA. Ovviamente la scheda d'acquisizione è quella della Maxi, se la conoscete. Comunque ho dovuto purtroppo scollegare l'HDMI e collegarlo al PC via scarto. Allora, oggi andiamo a fare una partita di prova su questa scheda d'acquisizione, che farò qualche gameplay anche più avanti, diversi giochi, fino a che non mi arriva o la PlayStation 4 o la Xbox One, che così mi hanno detto che all'interno c'è anche la scheda di acquisizione. Allora, calcio d'inizio, andiamo a giocare, puntiamo sulle nazionali. Allora, dove sono le nazionali? Nazionali Italia. Italia. Italia no. Dai, facciamo un'altra squadra. Diciamo Spagna contro Inter. No, scherzo. Contro Argentina. Spagna-Argentina, ragazzi. No, vediamo un po'. Va bene così. Allora, andiamo a David Villa, attenzione. Ecco qua. Carichiamo la partita immediatamente. Siamo curiosi di giocare. Benvenuti oggi. Oh, oddio. Beppe, secondo te cosa possiamo aspettarci da questa partita? Credo che le due formazioni siano su. Aspettiamo un attimo. Impostazioni. Audio. Telecronaca. La facciamo noi, ragazzi. Ebbene sì. Si parte. Xavi per Piquet, perché che la passa a Iniesta, attenzione, finendo tutto. Poi per David Villa, attenzione, la mette in mezzo, nessuno c'è, attenzione, forse Gustavo, attenzione, la formazione dell'Argentina è ben protetta, si fa sentire la protetta, va a difendere a più lungo, attenzione. La Spagna che anche tosta, peccato che c'era una breccia all'inizio del tempo, cioè al terzo minuto, in cui ne approfittava subito l'Argentina. No, ragazzi, attenzione, non facciamo queste figure di merda. Tira! Allora, mamma mia, cosa ha fatto? Sono la Xavi. Xavi sbaglia tutto, attenzione. Questo è fuori? Le volte dico che faccio delle partite, cioè senza commento, che oddio, faccio così, mentre adesso che ho visto faccio di merda. Attenzione, lunga la barra, attenzione, e tira fuori. Adesso stiamo pressando al massimo. Nemici, attenzione. Prova da qui! Questo è un passaggio, ragazzi, mi spiace purtroppo, si parte da 1-1, mi sta mettendo che ci bisogna una buona amichevole, quindi metteremo tutto, attenzione, passaggio filtrante per Xavi, attenzione, ok, Spagna che
sta dando il massimo, attenzione, tira da lì, ma colpo di testa, attenzione, David Villa, attenzione, questo tira da Villa, attenzione, con calma adesso, non vuole sprecare questa palla, ma quindi subito intercetto, la difesa del la difesa dell'Argentina, quindi si parte da capo, questa volta nell'area della Spagna, attenzione, due squadre assolutamente forti, quindi adesso soft, hanno deciso di passare la palla molto soft senza rischiare molto. Jesus Vivas, attenzione, la butta in mezzo filtrante, ha deciso di buttare a terra senza fare altro pallonetto, stava funzionando, ma sempre l'Argentina si trova tra le spalle, quindi si riparte un'altra volta da capo, ripeto, e niente, sta attaccando per tutte le sue forze la squadra dell'Argentina. Iniesta, attenzione, stava voleva andare in profondità, non c'è riuscito, attenzione, si riparte soffre senza rischiare. L'ha visto, attenzione, l'ha visto, troppo chiuso dagli avversari. Finisce qui il primo tempo, andiamo subito al secondo tempo, vediamo, finisce così 1-1 il primo tempo, ma si ritorna a Santiago Bernabéu. Parte questa volta la Spagna, Higuaín ha deciso di cambiare sponda e di passare dall'altra parte, passaggio filtrante, attenzione, ancora bella palla questa, Iniesta, i cuori della Spagna che si fanno sentire, attenzione, quindi poteva starci un bel fallo, ma attenzione, forse non vogliamo, no, anzi noi non vogliamo fare falli, non vogliamo assolutamente perdere nessuno di forza, attenzione, tira del rete Di Maria, che si può recuperare assolutamente, dobbiamo farlo assolutamente, niente, che sono stanco anche di giocare, adesso ci arriva un altro gol, vediamo, è una vera fortezza quella dell'Argentina, non fa passare i membri della nostra squadra, attenzione, non si può citare anche per questo, credo un 2-2, un 2-2 questa volta, attenzione, Sergio Busquets, non riesco a giocare, non riesco a prendere la palla dal computer, c'è una sostituzione dalla parte dell'Argentina, forse uscirà questo numero 5 di Maria, vai, attenzione, calcio d'angolo dalla parte dell'Argentina, venire in mezzo a mare, quindi attenzione, adesso da solo Mascherano, attenzione, può andare liberamente, dai Mascherano, si allunga troppo la palla, è facile recuperare dagli avversari argentini, attenzione, la palla filtrante, Messi, attenzione, è un pericolo pesante, Messi, quindi non può avere attenzione, attenzione, mette la palla filtrante, bellissima, mamma mia, non si aspettava assolutamente di avere una di quelle palle splendide,
precisa, no, è già così, non lo sapevo. Siamo al 73esimo, attenzione, tutto è possibile, anche il Vedder, anche meglio, Xavi, Iniesta, calma, Iniesta, calma, attenzione, attenzione, si riparte da capo, dalla metà campo, subito l'Argentina si fa, si va avanti, lo vede, ma che non funziona come dico io in questo caso? Purtroppo ho cambiato anche le impostazioni dell'HDMI, spostando questa qualità scadente, cioè dall'alto al basso, dalle stelle alle stelle. Poteva venire peggio questa prova con il più. Ovviamente ho comprato questa alle 15 no, di 30 euro, scusate. Insomma, salva fino a 7.p, 8 direi, vorrei spendere i software più di 100 euro perché veramente non merita. Cioè, meritano sì, dopo che eri pro, io lo so, meglio spendere una trentina d'euro che 100 euro. Questo gameplay purtroppo è finito, perdo 2-1, sono solo il mese della partita, quindi penso che ho fatto anche una figura di merda. Finisci qui, mettiamo la voce, se si può mettere, no, si può mettere. Ragazzi, finisce qui, purtroppo ho perso. Questa è la prova per diciamo il game capture, come ho detto prima, alla prossima, ciao!